Siamo qui con Mario Modica, primo classificato al local multiplayer club di Palermo. Mario, che mazzo ci hai portato? ABC con una versione molto bunkerosa. Vediamo, poi ci spieghi pure il termine bunkerosa, vabbè, perché gli amici di fuori non ci capiscono. Allora, vediamo. Ho giocato 3A, 3B e 3C. Ci sta. Questi ci stanno perché gioco 3 Desire, quindi... Ecco i mostri, basta. Ora, tra Hangar, ci sta. No. Terraforming ci sta perché okay. Se c'è tutto. Ci sta. Desire, Must. Tre perché è la carta forte del gioco al momento, dopo Upstart. Tre Duality perché gioco le Demise, quindi suca. Duality non è questa, True Drago, è questa. Quindi sì. Game loss perché ha giocato questa tutta smintata. Appunto. Tre belle Demise che ci stanno sempre. Questa è staple, questa è staple. Sta sempre. Inchiniamoci, grazie. È ultra, inquadriamo. Poi ho giocato tre torroni. Riccardo Licata, best player EU, quindi questa carta non potevo. Quindi chi ringraziamo? Riccardo Licata per la tech del torrente a 3. Torrente a 3. Rigorosamente parallel per Game Lost. Poi ho giocato tre Mirror Force. In onore a Kosuga. Come mai le mirror normali e non le altre? Perché non c'è più Spiral, quindi suca a tutti. Perché quelle Storming fanno riciclare le risorse, questa no, quindi queste sono più forti. Ci sta, è must. Poi ho giocato come altre trappole bunkerose: tre Strike, Warning, Judgment. Però Judgment Common non va bene. No, è Star Foil, ragazzi. Oh. Ah, ok. Poi due Ghost Trappole. Queste contro cosa ci servono? Contro tutto il meta. Cioè contro Masterpiece, contro Lightstorm, contro Pendulum, contro. E contro Tenko Secca sono molto forti. Forti. E contro Fairy Tail se la fai vinto. E poi Skill Train e Imperial Lord. Che sono le carte di Simone avanti a Suga. Ora passiamo all'extra. Tre basta, perché confusioni... E poi altre trappole. Poi tre Utopia, questo qua perché Boo è bello. Tanto gli spazi. Vabbè, i due Utopia Must è uno che ci sta. Uno che ci sta sempre. Poi ho giocato rank 4 questi qua bunkerosi. Questo te l'ha regalato Dennis. Sì. È molto leso come Xyz, però il bot è forte. Ci sta. Poi ho giocato come Link Saruya, che lo fai quando defondi Buster e vai in più come un pazzo e pesci. Poi questo qua. E questo qua perché lo focali sempre. Underclock è fortissimo. Questo perché è un genius. Questo qua ha un senso, perché ti neghi le due continue. Tipo ti neghi Essenza, ti neghi Skill Drain e fai il devasto della manopla. Skill Drain no, perché non può tirare l'effetto, però le altre sì. Incredibile. Poi ho giocato D-Side, tre corvi. Come mai tre corvi? Allora, perché è l'unica entrap che se pesco i Demise posso farla istantaneamente. E quindi se non evito di scartare tutte le ombre e tutte le Ash che erano. Anche perché così è una budget list. Poi ho giocato due sfere perché senza sleep, rigorosamente. Sono più forti di Kai. Esatto. Perché tributano tutte e tre. E soprattutto perché le puoi fare normal, quindi se le perchi i Demise le fai lo stesso. Mamma mia, che forte. Buono di questa perché se peschi Terraforming Hunger aggiungi quanto durato. La Tech. Bastasa. Poi tre Essenza che sono molto must stable. Fortissime in questo momento. Se la vedi vinci. Ci sta. Tre Deflector rigorosamente smint. Deflector che non si vedono da 5 mesi. Perché quanto tu drago spacchi il culo perché se altrimenti perdi se non vedi questi. In realtà sono inutili, però vai, continuiamo. Inutile, appunto. Carte a caso. Due barrier perché non basta solo l'essenza contro barrier. È perché la terza ti manca. Sì, sei povero. Sono povero. Però almeno sono secret. Un altro di questo. Basta. Trappola. Bene. Chi ringraziamo? Dediche particolari. Ringraziamo Jacopo per tutto l'ABC. Poi ringraziamo Riccardo Licata per questa touch. Kosuke per la touch dei mirror. Inquadriamo Kosuke. E Figuera a caso. Ok, questo è tutto. Arrivederci.